41 PSNCF delle ore 11:23 proveniente da Barricade Lyon arriverà con un ritardo previsto di 20 minuti. Due casi più gravi sono stati il ragazzo che ha perso i piedi nell'inverno precedente, cioè 2015-2016. Ha fatto la traversata del Monginevro in una notte di nevicata, si sono persi e hanno passato la notte nella neve e poi è stato portato a Briançon e ha perso i due piedi. Tamimou, un ragazzo che è morto a inizio febbraio, aveva perso le scarpe e ha continuato a piedi nudi. I ragazzi che erano con lui sono stati poi rimandati in Italia, ma di fatto sono poi ripartiti, non ne abbiamo delle vere tracce, per cui non abbiamo potuto più di tanto avere delle testimonianze. Sono riusciti a avere testimonianze gli amici francesi, che sono riusciti a parlare con alcuni di loro, che hanno raccontato questo grossissimo problema del ritardo nei soccorsi in piena notte e dell'essere in un punto facile. Sembra incredibile che sul bordo di una statale nel 2019 un ragazzo di 20-30 anni possa morire di freddo. Sembra una cosa veramente fuori dal mondo.